Allora, siamo qui con Marcela Ivana Nielsen. È iniziato nel Conegliano, poi hai girovagato un po' per mezza Italia con le tue varie squadre, 2 anni a Messina, 1 a Santa Teresa, ormai ti possiamo considerare peloritana. Ecco, fra l'altro venivi da semplice spettatrice a seguire le partite del Santa Teresa quando giocavi in casa, quando potevi, e dunque era un po' destino che prima o poi dovevi indossare questa maglia. Ecco, le tue sensazioni, le tue considerazioni di questi primi giorni qui a Santa Teresa. Non so se era destino, sinceramente mi piaceva moltissimo. Venire a vedere le partite, soprattutto l'anno scorso, dove ho visto un gruppo molto unito, una squadra che lottava in ogni punto nonostante le difficoltà. E poi le considerazioni positive: si lavora bene, non mi posso lamentare di nulla. Sono contenta del lavoro che sto facendo, nonostante comunque sto facendo un altro ruolo. Quindi aspetto soltanto di continuare a lavorare in questo modo. A proposito di ruolo, sei un attaccante completa, puoi giocare di banda, puoi giocare da opposta, puoi giocare centrale a mio avviso, ma qual è il ruolo dove ti trovi meglio, dove pensi di poter dare di più e di poter essere più utile alla squadra, anche se sei brava in tutti e 3 i ruoli davanti? Grazie, sinceramente mi trovo meglio al 4 perché è il ruolo che ho fatto negli ultimi 7 anni più o meno, cioè il posto 2 non lo facevo da un bel po', però sto riprendendo i colpi e sono contenta di del lavoro che sto facendo con Tonio. È normale che è una cosa completamente diversa, però insomma, ci proviamo. Bellissimo. Per quanto riguarda invece la prossima partita, come vi siete, l'ho già fatta a Gloria, questa domanda la faccio anche a te, come vi siete preparate a questa prima trasferta? Noi abbiamo vinto la prima partita, invece Salerno ha perso la prima partita ad aprile, dunque vorrà magari riscattarsi. Ogni partita nasconde delle insidie. Ecco, come vi siete preparati anche mentalmente a questa partita? Sinceramente, senza parlare degli altri e dare giudizi che in realtà non posso dare perché non conosco, credo che la nostra squadra è molto concentrata, si lavora bene durante la settimana e poi i frutti si vedranno nella partita. Quindi non sono preoccupata per niente, so quello che si farà sicuramente al massimo.